Buongiorno a tutti. Abbiamo pensato ad un focus specifico sulla biodiversità perché è un qualche cosa, diciamo, di relativamente nuovo per quello che riguarda l'attività di monitoraggio del sistema SNPA e con le ARPA in particolare, col quale ci si è cimentati in quest'ultimo triennio, ma che in prospettiva può essere ulteriormente fatto evolvere anche in funzione, diciamo, delle nuove decisioni della direttiva quadro strategia marina. Per cui molto rapidamente vi propongo alcune, diciamo, slide che però servono più che altro per dare il quadro del perché poi alla fine ci viene richiesto e si propone di fare determinate attività di monitoraggio proprio su quelle determinate specie o quei determinati habitat. Per cui ecco un primo aspetto abbastanza importante. E sappiamo che la biodiversità si sviluppa a molteplici livelli, dal gene, quindi dalla genetica del singolo esemplare, per arrivare attraverso le specie agli ecosistemi, quindi ai popolamenti, agli habitat, fino agli aspetti funzionali. E che tutto questo ha in realtà anche una sua connotazione dal punto di vista economico. E proprio oggi, diciamo, c'è un altro convegno a Roma proprio che teso, diciamo, a valutare e a presentare quelli che sono i primi risultati di studi sulla valenza, diciamo, economica diciamo, dei prodotti, diciamo, del sistema ecologico. Per cui ecco, un primo aspetto molto importante è quello che in realtà quando si parla di biodiversità parliamo di un qualche cosa di estremamente eterogeneo. E quando si passa poi nel contesto marino, in realtà noi dobbiamo ragionare in una logica di popolamenti che vivono a contatto con il fondale e che vivono all'interno della colonna d'acqua. Da questo punto di vista anche poi vedremo, perché questo diciamo che è quasi una banalità, però in realtà poi ci pone di fronte a tutta una serie di richieste che la strategia marina ci pone, ci formula dal punto di vista di caratterizzare lo stato di salute della biodiversità anche nella colonna d'acqua e non soltanto, tra virgolette, per quello che riguarda la fauna ittica o i popolamenti del bentos, considerando in particolare che, lo vedi, diciamo, dal francobollo esploso, diciamo, della parte in verde, che in realtà nei primi metri di profondità, nei primi 50-100 metri di profondità, si sviluppano diversi piani bionomici, il che vuol dire che c'è una particolare eterogeneità, ricchezza anche di habitat, di popolamenti che richiedono maggiore attenzione, ma che in realtà, quantomeno per quello che riguarda il Mediterraneo, noi siamo chiamati a spingerci quantomeno anche. Poi lo vedremo, i rocky reefs, i coralli bianchi, anche ad analizzare alcuni elementi che sono proprio del piano batiale, quindi che vanno al di là dei 200 metri di profondità. Questo, diciamo, giusto per dare un'idea di che cosa stiamo parlando, nel momento in cui poi ci viene chiesto di fare del monitoraggio per valutare quelle realtà in questo contesto. Un'altra cosa, diciamo, abbastanza rapida, io queste ve le ho anche messe come slide in modo che poi potenzialmente se qualcuno dovesse soffrire di insonnia a nottetempo si possa ritrovare delle visioni di insieme, diciamo, schematiche. E in pratica quello che è stata l'evoluzione dal 1973 di quello che è la logica, diciamo, della conservazione e della protezione della biodiversità a livello mondiale fino ai nostri giorni. E in azzurro più scuro vedete quelle che sono in pratica le direttive o fondamentalmente i regolamenti propri dell'Europa, mentre in azzurro più chiaro c'è anche il contesto mondiale, per cui si parte dalla CITES, che ragionava sulla necessità di proteggere le specie cercando di regolamentare le attività commerciali legate a parti delle specie, per arrivare poi a proteggere, soprattutto in una logica di avifauna, con Bonn nel 79 gli uccelli e poi altre specie migratorie, Berna altrettanto. La direttiva a questo punto, fine anni 70, nel 79 la direttiva uccelli, sempre prima l'avifauna, perché soprattutto nei paesi nordici sempre particolare attenzione è stata dedicata a questa componente. La direttiva Habitat nel 92. La Convenzione di Barcellona, il protocollo, quello di cui adesso vedremo un flash particolare, nel 95, ACOBAMS, che è una versione, diciamo, per proteggere i cetacei in Mediterraneo e in Mar Nero, ma che si ispira, diciamo, alla Convenzione per le sue specie migratorie. Importanti, anche perché poi noi lo vediamo, l'abbiamo preso anche a motivare se non altro le osservazioni e i monitoraggi legati alle attività sul Maerl, sui rodoliti, ci sono tutta una serie di regolamenti di pesca europei che tra le altre cose vincolano o fanno divieto di attività di prelievo o di uso di attrezzi trainati su determinate tipologie di fondale. E per arrivare poi alla direttiva quadro del 2008, strategia marina, che in pratica dà proteggere
una specie per il tramite del vincolare il commercio del corallo rosso, ad esempio dell'eremita di corallo rosso, arriva invece a prevedere delle misure di gestione delle attività umane ad ampio spettro per perseguire tramite dei target il buono stato ambientale marino. Johnston Flash, prima si è parlato della Convenzione di Barcellona. Bene, i mari europei sono oggetto di ben quattro convenzioni diverse, di accordi dedicati, pensati per proteggere i mari. Lo svantaggio che abbiamo noi, Convenzione di Barcellona, è che in realtà il nostro accordo prevede anche il coinvolgimento di stati terzi rispetto all'Unione Europea, del Nord Africa e del versante di Levante, mentre in OSPAR e in ELCOM in pratica tutti gli stati che hanno ratificato questi accordi sono europei e quindi si muovono in sincrono. Peraltro loro hanno anche una società, comunità scientifica, l'ISES, che a questo punto si è messa al servizio di questo tipo di approccio, per cui per certi aspetti, anche se come diceva Erika prima, come mediterraneo siamo partiti prima, in una logica di senso e di accezione di conservare l'ambiente, in realtà poi le due altre convenzioni, OSPAR e ELCOM, sono molto più efficienti perché in realtà sono funzionali, si potrebbe dire, ad un avanzamento di questo tipo di attività a livello europeo, mentre noi in realtà lo siamo e non siamo per certi aspetti un'esperienza pilota di coinvolgimento delle logiche europee in un contesto mediterraneo mondiale. Altro flash, giusto sempre perché vi rimangano schemi, diciamo, più o meno, diciamo, di indicazioni chiarificativi. Per il Mediterraneo l'accordo per la protezione e la Convenzione di Barcellona funziona per il tramite di un centro di coordinamento del segretariato, che è basato ad Atene, una serie di centri di attività regionali, in inglese RAC, di cui peraltro uno è ospitato, l'Inforac, è ospitato a Roma presso l'ISPRA. Per quello che riguarda la biodiversità, però, il RAC di riferimento è lo SPARAC, quello per le aree specialmente protette, rileggendo l'acronimo all'italiana, invertendo le cose, che nasce proprio per coordinare tutte le iniziative e gli studi per la protezione della biodiversità e anche di aree marine protette. Questo ve l'ho evidenziato perché prima Erika ha parlato dell'IMAP, di questo processo che in realtà è coordinato a livello mediterraneo, ovviamente dal centro di Atene, che però ha un focus specifico per la biodiversità proprio coordinato dal centro di Tunisi. Questa è semplicemente una carrellata su quelli che sono gli obiettivi della strategia marina del primo decreto, diciamo, di recepimento italiano. L'ultimo, io vi chiedo semplicemente, l'ho messa perché al punto F è previsto, è richiesto che ci siano azioni di monitoraggio e di ricerca scientifica orientate all'acquisizione di conoscenze necessarie per la razionale utilizzazione delle risorse e potenzialità. Per cui è proprio, diciamo, un mandato chiaro di questo, del recepimento della strategia marina da parte dell'Italia. Ora passiamo al discorso invece, diciamo, della biodiversità e le direttive che lo prevedono per cercare di integrare le attività di monitoraggio in modo che possano essere funzionali a rispondere a diversi aspetti. Quindi si tratta fondamentalmente di mettere a sistema quello già previsto dalla direttiva Uccelli, BD, Bird Directive, e della direttiva Habitat rispetto alla strategia marina. Questo in realtà richiede una forte integrazione non soltanto delle attività di quanto previsto dal Ministero dell'Ambiente, in questo caso anche dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Alimentari e Forestali, perché c'è tutta la componente della biodiversità legata alla pesca, al prelievo, alle regioni che hanno, diciamo, una giurisdizione specifica sulle acque costiere e a tutti noi per quello che riguarda invece le attività di pianificazione e di monitoraggio dello studio della biodiversità. Da questo punto di vista, in realtà, quindi è fondamentale che noi ci si muova, già si sia mossi in questa direzione, ma che ci si muova in prospettiva per avere schemi condivisi a livello nazionale e per le diverse regioni, quindi avere un sistema di monitoraggio che sia veramente a scala nazionale, che enfatizzi le componenti tecnico-scientifiche, preveda formulari che siano veramente standardizzati, in modo da poter poi arrivare a disporre di una visione d'insieme fornita dai dati che costituiscono una informazione che poi a questo punto sia funzionale alle attività poi di valutazione e di reporting. Allora, molto rapidamente, una
quelli che sono, diciamo, degli elementi per darvi un'idea poi alla fine del perché vi proponiamo, abbiamo previsto di fare determinate specie, il monitoraggio di determinate specie o di determinati habitat, strategia marina. Perché in realtà un primo aspetto è come si coordinano le attività di reporting, quindi le informazioni che poi dovranno essere mandate a Bruxelles. Ecco, leggete con reporting questa frase più, the meaning of reporting è questa. Quindi le informazioni che devono essere mandate, la tipologia di informazione che deve essere poi mandata e la qualità dell'informazione che deve essere mandata a Bruxelles. Allora, per quello che riguarda le specie, la direttiva Habitat fondamentalmente ha nei suoi annessi lista una serie di specie, che qui vedete riportate, per le quali il paese periodicamente deve fornire valutazioni sullo stato di salute delle popolazioni. In netto vi ho evidenziato quelle che potenzialmente possono, si parlano, possono essere funzionali anche a un discorso di strategia marina. Quindi solo una parte di queste. Questo invece, diciamo, è il quadro dell'attuale decisione, diciamo, arrivata da Bruxelles per la strategia marina, dove non si parla, si parla adesso di gruppi di specie, per le quali noi, rispetto a quella che abbiamo evidenziato prima, ne abbiamo alcune che possono essere, quindi per le quali i dati raccolti possono funzionare sia per la direttiva Habitat che in questo caso per la strategia marina, in particolare per i rettili e tartarughe marine e per quello che riguarda i cetacei, abbiamo i tursiope, piccoli cetacei coi denti, non ve l'ho tradotto, ve l'ho lasciato nella versione, diciamo, originale della strategia marina, e la balenottera. Questo cosa vuol dire in realtà? Che in realtà noi possiamo, ed è quello che in pratica abbiamo fatto, diciamo, in questi mesi, stiamo facendo in questi mesi, definito, identificate quelle che sono le metodologie che consentono di studiare lo stato di salute delle popolazioni di queste specie, tartarughe e cetacei, e le metodologie. In questo caso survey aerei piuttosto che valutazioni fatte da unità navali, piuttosto che il conteggio dei siti di nidificazione per le tartarughe, di vedere anche intanto qual è la scala, diciamo, di rilievo. Perché, ad esempio, giusto per darvi un'idea dell'esempio di Caretta, beh, Caretta può essere studiata tramite voli aerei. A questo caso, diciamo, il dato verrà poi aggregato a livello di subregion, Mediterraneo occidentale, centrale, Adriatico. Da questo punto di vista, diciamo, il contributo diretto delle agenzie regionali è minimo, perché saranno soprattutto dei survey aerei svolti addirittura a livello di tutti i mari d'Italia che consentiranno di raccogliere questo tipo di dati. Al contrario, i dati invece sui siti di nidificazione possono vedere, ad esempio, un importante contributo. Richiedono sicuramente poi un contributo a livello locale di realtà che possano, diciamo, raccogliere questo tipo di dati, che poi lo debbano fare le ARPA piuttosto che le diverse realtà autorizzate a livello costiero per la gestione dei SIC. Però, diciamo, ecco, questo è per dare un'idea di quello, del perché di questo tipo di approccio scala geografica, per vedere se l'attività di monitoraggio e i dati possono essere raccolti con strumenti nazionali piuttosto che invece valorizzare al massimo le componenti delle ARPA. In questo caso, giusto ma sempre perché vi rimanga, diciamo così, come schema, il fatto che poi in funzione della singola specie, in questo caso la prima è la tartaruga comune, la caretta caretta, beh, la direttiva Habitat, la prima, prevede fondamentalmente informazioni che servono su range e population, mentre ad esempio per quello che riguarda la marine stratici, le informazioni che vengono richieste, che sono a livello di subregion, sono la valutazione dell'abbondanza della popolazione e anche informazioni su eventuali cambiamenti nei range distributivi della specie. Ma questo è giusto per darvi, diciamo, una sintesi di quello che sono le diverse tipologie di informazioni che noi dovremmo andare ad alimentare con i dati raccolti da tutti noi, fondamentalmente. Passando agli habitat, in realtà, a livello di habitat, di direttiva habitat, fondamentalmente tra i vari, diciamo, habitat previsti, quelli, diciamo, di maggiore rilevanza sono sicuramente l'1120, la prateria di Posidonia, perché addirittura è l'unico prioritario a livello mediterraneo tra gli habitat, e quindi richiedono addirittura la creazione di siti Natura 2000 che possono essere motivati solo per questo habitat, e poi la voce reefs che, passando invece nella colonna di destra alla Marine Strategy, il primo, la Posidonia, rientra in quelli che sono biogenic habitat, perché in questo caso è un firm, è un habitat che ha una sua consistenza, non è duro, ma ha una sua consistenza. E poi abbiamo
soprattutto però ragionando in una logica di piano infralittorale, quindi habitat di riferimento importante per la biodiversità, biogenico a livello dell'infralittorale, che è il primo piano, diciamo, subito dopo. Per quello che riguarda, sempre seguendo, diciamo, la logica della strategia marina, invece nel circalittorale abbiamo poi il coralligeno, e per quello che riguarda invece gli habitat più profondi abbiamo i coralli bianchi profondi. Ecco il perché, diciamo, di come i dati raccolti per coralligeno e coralli bianchi profondi in realtà vanno ad alimentare le informazioni necessarie per il reporting della direttiva Habitat, in quanto un Habitat 1170 Reefs. Per questi habitat in realtà quindi ci sono tutta una serie di metodologie che ormai conosciamo, siamo tutti, diciamo, di cui siamo diventati esperti, dal multibeam al SciScan al ROV, di cui poi ad esempio il modulo 7 della strategia, del monitoraggio della strategia marina, e che è importante che vengano fatte a livello di scala della regione che abbiamo scritto amministrativa, che non è la region Western Adriatic, è Liguria, Toscana e così via. E quindi anche, diciamo, un'idea di quello che è l'importanza del livello di scala per cui acquisire i dati, e ad esempio per quello che riguarda invece i coralli bianchi profondi che richiedono navi specifiche con dotazioni specifiche, il campionamento e il rilevamento si prevede di farlo a nazionale, non certo di chiederlo alle singole ARPA che sono già impegnate negli altri due habitat. E qui è uno schema simile al precedente per le specie, in cui viene detto, a seconda della direttiva Habitat o Marine Strategy, quelle che sono le informazioni che poi dovranno essere utilizzate per rispondere ai criteri range piuttosto che Extent of Habitat Loss per la nuova decision della strategia marina. Considerazioni di carattere generale. In realtà noi a questo punto siamo in una situazione di carattere generale che quindi possono anche essere utili in prospettiva per catalizzare collaborazioni comuni. Noi in realtà, per quello che riguarda gli aspetti che abbiamo visto adesso, per i quali abbiamo previsto le attività di monitoraggio, in realtà non disponiamo ancora di risposte concrete su quelle che sono poi delle soluzioni per dire, beh, i cetacei stanno bene o non stanno bene? Perché in realtà, per poter esprimere pareri di questo tipo, in realtà è fondamentale avere identificato dei valori soglia, ad esempio a livello, avere un'idea, avere la possibilità di valutare lo stato, l'entità di una certa popolazione, ad esempio del tursiope, il suo stato di salute della popolazione, e quindi avere identificato anche potenzialmente quello che è l'abbondanza, la sex ratio e così via, l'abbondanza di esemplari, in modo poi da poter dire, beh, siamo rispetto ai valori soglia in una buona situazione, una situazione media e così via. Tutto questo in realtà noi per i mammiferi marini e per le tartarughe marine a livello, diciamo, mediterraneo proprio non siamo nelle condizioni ancora di esprimere, di identificare questo tipo di valori soglia, per cui sarà molto importante valorizzare tutti i dati raccolti già negli ultimi anni, ma soprattutto in prospettiva, visto che queste diventano attività che svolgeremo poi nel prossimo triennio tutti insieme, per poter poi avere ulteriori informazioni utili a collaborare a livello mediterraneo, perché poi nel momento in cui si va a identificare, si va a lavorare per identificare valori soglia di questo tipo, beh, è importante che noi queste soluzioni le si condivida quantomeno a scala di bacino, bacino occidentale con Francia e Spagna, bacino adriatico con Slovenia, Croazia e così via, per cui diciamo c'è un lavoro ancora di intercalibrazione molto molto, diciamo, importante. E per quello che riguarda quindi altri habitat, mentre per Posidonia siamo abbastanza ben messi, proprio grazie al lavoro, diciamo, della direttiva quadro acque, che ha permesso già di identificare dei valori soglia per i prei. Il lavoro che vi dicevo, diciamo, per ragionare su valori, livelli, soglie e così via, è ancora tutto, diciamo, da sviluppare per il coralligeno, per i coralli bianchi profondi, mentre per quello che riguarda la direttiva uccelli, l'ultima, che fondamentalmente è focalizzata sulle specie, al momento, diciamo, possiamo disporre di valori soglia che l'unico limite che hanno è che sono, qui c'è scritto due volte dimensioni, è un errore di battitura, possiamo contare soltanto sulle dimensioni delle popolazioni al momento attuali, e in prospettiva sarà importante anche in una logica di condivisione trovare soluzioni, diciamo, che possono essere valide per l'intero bacino del Mediterraneo. Per cui ecco, questo era un po' il focus legato alla biodiversità di quest'ultima slide. Grazie mille per l'attenzione.
Grazie.